Well, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video, in un nuovo episodio zero di American Arcadia. In questo titolo in pratica dovremo in qualche modo essere osservati da una specie di grande fratello e noi dovremo cercare di carpire informazioni per uscire da questa sorta di reality. Sembra un po' qualcosa alla Truman Show per chi ha visto il film, in cui si alterneranno parti in prima persona, parti in terza persona, dovremo raccogliere indizi. Insomma, non conosco bene il gioco, so soltanto quello che ho potuto capire dai trailer che sono stati fatti vedere, che mi hanno molto incuriosito, e quindi andiamo a provare la demo di American Arcadia disponibile su Steam. Purtroppo ragazzi non abbiamo l'italiano come accade spesso, quindi lo andremo a vedere in inglese cercando di capire anche qual è il livello di inglese richiesto per poter giocare questo titolo. Are you ready to proceed then? Yes. Yes, I'm ready. Good. We're recording now. So, please, sir, state your name, age, and occupation. Trevor Hills, 28. Senior account manager at INAC. Although, I'm not sure about that anymore. I'm also the most popular person in Arcadia. But you probably already know that, right? Subject 10392, you are entering a restricted area. Stop running and surrender now. Subject 10392, turn yourself in or be neutralized. Yeah? You'll have to catch me first, you jerk! Yes, we know that, Mr. Hills. Please continue. Well, it all began 2 days ago. Until then, my life was mundane. Just my everyday routine. And I liked it that way. But then, the whole thing with Gus happened. Ragazzi, siamo in game, abbiamo visto una fase di interrogatorio in cui ci veniva chiesto chi eravamo, ovvero un manager, che è il nostro personaggio, e poi una scena, un flashback di noi che scappiamo. Adesso stiamo vedendo quella che è la nostra quotidianità. Welcome to INAC Gemini Towers. You've been working with us for 9 years, 10 months and 14 days. Thank you for your dedication, architect of tomorrow. Questa è l'impresa dove lavora il nostro protagonista, l'INAC. Ada, the automated data analyzer, is the most powerful computer ever built. INAC technology inside. Come facciamo a interagire con questo? Good morning, Roger. Morning, Trevor. Ok. Mandy, Clark. Hi. Hello. Colleghi vari di lavoro. Are you well rested? Remember that you need 8 hours of sleep to tackle your day with plenty of energy. Travel grant winner. His name is... Hey, isn't that Gus? Augustus Rainey, a 31-year-old senior account manager at INAC. Soon, Gus will be enjoying Fiji's pristine beaches and crystal clear waters. I hope he packed an aloha shirt and a pair of sunglasses. That's weird. Gus was never interested in any of this. Quindi il nostro collega Gus ha vinto un premio, una vacanza premio. Gus the Globetrotter? Who would have thought? I really doubt that Gus ever applied for the travel grant. What do you mean, Trevor? Maybe he just didn't tell you, man. Yeah, Gus isn't much of a talker anyway. Yeah, forget it.
quanto pare nessuno crede che lui fosse realmente interessato a vincere questo premio. Non so perché, ragazzi, ma continua ad incuriosirmi. Well, I guess I'll have to send all these Ada memos by myself now that Gus is gone. I'll be working extra hours thanks to your improvised vacations, mister. Oh, come on! I didn't even save. Hey guys, did you lose your... What? Gus is dead. What on earth? Qualcosa sta succedendo. What's happening? What does this mean? Am I supposed to follow the arrows? Wait, wait, wait. I can't get into the Ada room. My clearance level isn't... What on earth? Is somebody listening to what I'm saying? Mannequins. Wait, they're storing mannequins in here? This looks like the backstage of a TV studio. Because it is, Trevor. This is American Arcadia's backstage. Okay, who are you, and how do you know my name? There's an earpiece on that table in front of you. Put it on so we can speak directly. What is happening? I don't understand. I don't have time to go into all the details right now, but long story short, if you don't get out of Arcadia right now, you're going to die. Like Gus. What? I know... This must be a shock, and I promise I'll explain everything to you later, but first, we have to get you out of here. Move forward, please. E ragazzi, quindi qualcuno ci ha contattato per dirci che se non usciamo subito da Arcadia, che a quanto pare appunto è un sistema in cui tutte le persone vengono videoregistrate e controllate, moriremo come Gus, che quindi a quanto pare non ha vinto proprio una vacanza, o meglio, una vacanza permanente. Hey you, whoever you are... I don't see a way around here. There is a wardrobe case back there. Bring it here and climb on it to get to that platform. Use your ID card to call the elevator. That'll get you to the top of the INAC West Gemini Tower. I don't have clearance to get to the upper levels of INAC West Gemini, much less make it to the top. Trust me. Do it. Okay, okay, whatever. Oh boy, that doesn't sound good. Mother... Oh, this shouldn't be happening. Oh, hold on a sec, Trevor. I'll be right back. E che abbiamo appena cambiato personaggio. Shit, they must have updated the admin permissions. Angela, just think. I have to get into the server room and use Jean's computer to grant Trevor access to the elevator. Noi ci chiamiamo Angela, quest'altro personaggio che invece giochiamo in prima persona e dobbiamo aiutare il protagonista precedente a uscire, quindi a deludere quel lockdown. The weather forecast predicts a blizzard for the next 3 days. Yay! Arpad Kovac signed this postcard for me when I met him at... Più che altro vorrei capire... Noi chi siamo?
dove lavoriamo, alla Walton Media. Vorrei capire cos'è questa Walton Media. The hallway to the server room is tracked by three surveillance cameras. I need to get close to the cameras and upload the loop footage from my cell phone. But I have to be sure the right video is uploaded to the right camera. Non ho capito benissimo cosa vuole che facciamo. Forse dobbiamo andare alla server room. A complete layout of the 21st floor. Noi eravamo nella stanza stage technician. Ok, quindi dobbiamo andare nell'angolo dall'altro lato, là. Ok, era più facile di quello che pensassi. I can be recorded walking through the corridors, but I can't risk being caught on camera trying to enter the IT room. Ok, prima dobbiamo sistemare le telecamere per evitare di essere presi. Ma da dove? Non ho ben capito, ragazzi, l'obiettivo. Ma proviamo così. All the videos are uploaded and playing the loops. I can enter the server room now. Ok. Damn it, Gene locked his office when he left. And I don't know his passcode. Shit. E quindi? Boasting about being an ass. Par for the course for Vivian. No, thank you. I've had enough sugar today. Quindi molto platform. Potrebbe essere l'anno di nascita dell'Arcadia Project 1959. Il codice 1959. Shit. Non è questo. Vediamo se abbiamo qualche altro indizio qua in giro. Allora, eccolo là. Look at this. I can't believe it. 12. Absolute disaster when it comes to security measures, Gene. Thank God for the door open. Ok. Obiettivo adesso. Ok, ok. I'll just log in here and grant Trevor access to the shit. Those Tackleberry assholes are coming down. Listen to me, Trevor. Forget about the elevator. You have to find another way out and quick. Me? I'm an account manager. I don't find things. The only things I can find are mistakes in balance sheets. Just move out of the way for now, would you? Get in that warehouse and we'll try to think of something. Bellissimo, ragazzi, il fatto che si. Che si cambia in continuazione da uno all'altro. Sembra perfetto per un gioco in coop, per esempio. I can't see anything in here. Oh, geez, man, just hug your teddy bear real tight while I try to turn on the lights, okay? Is that better? Now let's try to find a way out of here. Trevor, are you wheezing? You're in terrible shape, man. Did you get any exercise at all? No, not since PE in high school. Because of my metabolism, I don't easily gain weight, so I don't usually do any. Okay, okay. I'm not here to judge your lifestyle or your dietary habits. Just save your breath and keep going, will you? Ok, dove caspita dovremmo andare ora? Come gioco? Ah, ok, ok. È abbastanza complesso comunque switchare. No! Ma perché siamo caduti? Switchare da un comando all'altro. Non agevolissimo, però si può fare.
provando ad andare a intuito in questo momento, ma credo sia impossibile. Ok, forse possiamo salire qua sopra. Perfetto. No traces subject 10392. Proceeding with interception protocol in the backstage area. Acknowledge. Avoid breaking the fourth wall at all costs. E ci stanno cercando, chiaramente. Who are those guys? They look like sci-fi cops. Those are interceptors. They get rid of problems inside Arcadia. Get rid. Do you mean? Yes, Trevor. I mean they kill people. People who try to escape and people who help others escape. My fellow citizens, we have a new Edge Travel Grant winner. His name is Trevor Hills, a 28-year-old account manager with no friends and a boring life that nobody gives two shits about. God, you're so mean, Vivian. I'm sorry, I just can't help myself. I know the rules. All grant winners must be publicly announced, blah, blah, blah. But honestly, I don't see the point in it. Who cares about this guy? Anyway, let's take five and we'll record it in one go, okay? Quindi siamo stati sorteggiati, chiaramente noi, per essere uccisi, perché abbiamo una vita noiosa e non abbiamo nessuno al mondo. Quindi c'è anche questa componente satirica e molto umoristica che mi piace non poco. Vivian Walton is a horrible person. I think evil bitch describes her better, but yeah, she's a horrible person. Sorry, man. Oh god, this is really high. Would you please calm down, Trevor? I shouldn't have gotten out of bed today. In which case you'd already be dead by now. Just don't panic and let me think of something. Io non so cosa sto facendo cadere, spero che non gli cada nulla in testa a lui. I just realized that I don't even know your name or why you're doing this. I'd rather not give you more details right now, for safety reasons. But you can call me Kovacs. Kovacs? Like my turtle? Scientists and architects of tomorrow. Science always finds a way and all that, you know? Oh, yeah, yeah, Arpad Kovacs. I was a huge fan too. I named my turtle after him. Dude, why do you keep bringing your turtle into this conversation? Well, I just thought, forget it. Now what? Now what? Just jump over the gap and move forward. Are you sure? If I miss, I die. Oh, come on, Trevor. Even my grandpa could jump that. Subject 10392, hold it right there. Oh, shit. The interceptors are here. Jump now. Stop immediately. Run! Keep running, for God's sake! Turn yourself in or you'll be neutralized. Get over that crane, Trevor, quick! The crane! Yes, trust me! Subject is cornered. Send drone to area 84F. E niente, non è andata. The crane! Yes, trust me. Ok, siamo riusciti a evitare il tipo.
il primo. Vediamo come evitare il secondo. Subject is cornered. Send drone to area 84F. No, dobbiamo fare qualcos'altro. Ok. No, no, perché siamo caduti. Sembrava tutto giusto stavolta. Ok, vediamo se ora ce la facciamo. Allora, di essere ce l'abbiamo fatta, ma dobbiamo essere ancora più veloci. Però complesso, non me l'aspettavo così complesso. Ok, facciamo tutto contemporaneamente allora e vediamo se riusciamo ad andare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Fase puzzle complessa, eh. Wait, you jumped into a swimming pool from the 20th floor of a building? Yes, and while I think it's pretty obvious, I'm not exactly a daredevil. Although in hindsight, that jump was nothing compared to what I had to do afterwards. Finisce qui la demo, ragazzi. Immaginavo finisse così. Molto interessante. Devo dire, l'ultima fase è anche platform, puzzle più che altro, è molto interessante, chiaramente facile, però abbiamo dovuto riprovare 3-4 volte, quindi anche un po' sfidante. E la storia è molto intrigante, anche il fatto che noi comandiamo un personaggio in terza persona e un altro personaggio, Angela, in prima persona, che deve aiutare il nostro Trevor a scappare in questo mondo di Arcadia. Particolare a dir poco, mi piace veramente tanto. Considerate che questo titolo uscirà il 15 novembre 2023, quindi tra un mese circa, e sembra essere pronto, o almeno per quello che abbiamo potuto vedere in questa demo è giocabilissimo e pronto per l'uscita, quindi molto interessante. Lo approfondirò, spero, quando uscirà. Fatemi sapere se lo proverete tramite la demo di Steam. Mi raccomando, ditemi cosa ne pensate anche in un commento. Lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per supportare tutti i miei contenuti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti, ragazzi, ciao!